Allora, no, scherzando, quello dice che qua ci piace la tarantella, cioè, che sono comunque generi folcloristici importanti perché hanno Sicuramente, dato, della nostra terra. hanno dato modo al popolo di poter danzare in ogni e dove. Ma vabbè, i generi musicali sono La Mary veramente fa tanti. cenno di Io sì, quindi lei lo coltivo balla. fondamentalmente il genere classico. Sì. E quindi Eh tutto il sì, vabbè, ma pianismo una certa, ho ottocentesco, capito tutto quello che vuoi no, tu, e però poi tutto per darti una scossa. il minimalismo attuale, cioè a partire, è inutile dire che per ispirarci abbiamo bisogno dei pianisti e quindi del genere sia cinematografico al quale mi ispiro molto, ma anche al minimal come Einaudi, che ne so. Beh. Io ascolto, da cui mi sono ispirato molto, Jan Tiersen, la famosa colonna sonora di Amélie. E poi, insomma, Niemann, diversi compositori che hanno dato origine al mio modo di esprimermi. Quindi è fondamentalmente questo. Poi per ascoltare faccio un po' di tutto, cioè quello che mi fa star bene al momento, Ascolti. accendo la radio e Vabbè, decido un di ascoltare o percorso. Esatto. Allora, noi andiamo in ascolto, ascoltiamo un altro brano tuo, Un altro brano mio, sì, in modo tale che poi rientriamo, salutiamo e finiamo con l'ultimo brano di Francesca. E E io quindi poi ci faccio salutiamo. un annuncio Un brano importante. simpatico. Questo brano si intitola Il Sentiero della Lupa. Il Sentiero della Lupa è una metafora della vita, cioè dove noi pensiamo sempre che chi ci sta di fronte è il cattivo e non sappiamo che molto spesso l'azione e il gesto di chi ci sta di fronte è causato dal nostro atteggiamento, dal nostro comportamento, molto spesso cattivo comportamento. È un po' quello che si verifica nel vedere la lupa che mitologicamente viene raffigurato come animale cattivo, animale feroce, ma non fa altro che difendere il territorio e soprattutto i propri cuccioli. Ed è questo il sentiero difficile, anche in salita di quest'uomo strano che deve affrontare per arrivare poi a superare il coraggio di riuscire a superare il momento in cui affronta la lupa e deve andare oltre e quindi sempre tendere a questa grande felicità a cui è proteso. E si rende conto che da questo percorso ne trae beneficio, perché non è la lupa l'animale cattivo, l'animale feroce, bensì qualcosa che è dentro di noi. Ok, lo ascoltiamo qui a Top Music Web su CRT. Thank you.
Ma che bello, ma che bellissima atmosfera questa mattina a CRT, a Top Music Web, bellissima, grandissima puntata di questo, prima puntata di questo 2020. Ci dobbiamo un po' abituare ancora, eh? 2020, diceva uno, ok. Io volevo salutare il mio amico milanese, Carlo Ricci, che ci sta guardando. Ciao Carlo. Ciao Carlo. Non posso dirlo in diretta, milanese, quello che vuoi, vabbè. Non lo posso dire in diretta, Carlo, dai, vabbè. Allora, noi siamo giunti quasi alla fine. Davide, se ci abbassi un attimo, giusto leggermente, ok? Allora, noi siamo giunti alla fine, il nostro orario ormai è terminato. Io volevo ringraziarvi, Francesca, Renato, per essere stato qui. Grazie. Grazie a voi per averci ospitato. Quindi venite a trovarci quando volete. Domani. domani non ci siamo. Domani non ci siamo. Siamo in ferie noi. Ritorneremo, diciamo, verso metà gennaio. Purtroppo. Allora verrò certamente a trovarvi quando pubblicherò il mio secondo album, che è in uscita fra qualche mese, non diciamo ancora. Ok, allora fra qualche mese tornerai, Renato, sempre con a Pasqua. Sì, a Pasqua. Ok. Dai, a Pasqua facciamo, visto che parleremo dei nostri progetti futuri. Allora, magari mi inviterete. Sì, purtroppo, ahimè, diciamo, oggi è una bellissima giornata da un punto di vista della puntata con gli ospiti. Però ahimè è una brutta giornata per quando mi riguarda, ma soprattutto secondo me è una brutta giornata, brutta, diciamo, è anche un termine così, da un punto di vista radiofonico per CRT, dal mio punto di vista, perché lo diciamo in diretta, da quest'anno la mia collega qui, Angelita Ciccone, non sarà più con noi con CRT. No. Purtroppo, secondo noi era doveroso dirlo, diciamo, per tutti i nostri radioascoltatori, per il rispetto che hanno commosso, ci hanno, sì, che abbiamo verso brutta di loro. Notizia. Sì, però diciamo era doveroso, perché comunque Top Music Web non è Francesco Ricca, non è Angelita Ciccone, ma sono appunto i nostri radioascoltatori, quelli che ci hanno seguito, i gruppi musicali che sono venuti qua, e quindi meritano anche loro, diciamo, di avere questa notizia. Non so che vuoi dire, non so. Allora, cioè, io non riesco a parlare tanto perché purtroppo, come potete capire, sono emozionata. Io voglio soltanto ringraziare CRT, Davide, ma soprattutto, scusate, Francesco Ricca, perché è stato un amico, soprattutto un collega, è una persona fantastica che mi ha accompagnato per 5 anni. È stata una bellissima esperienza, però come tutte le cose belle, purtroppo alla fine qualcosa, vabbè, finisce. Non finisce qui. Sicuramente, nel senso, mi inviterai ancora. Assolutamente, assolutamente. Io ringrazio te, Angelita, perché siamo stati veramente una coppia top and cool, diciamo. Non è uno sfottò che diciamo, però siamo stati così, perché poi anche perché io lo dico, sono i fatti che l'hanno dimostrato. Infatti. Penso che sono agli occhi di tutti che comunque questa trasmissione ha avuto, diciamo, un discreto successo, e quindi grazie soprattutto a Angelita, ma io la ringrazio oltre da un punto di vista della collega anche da amica, perché in questi 5 anni comunque è cresciuta una bellissima amicizia, quindi, che si coltiva e non finirà mai, questo lo possiamo garantire, quindi di questo ti ringrazio di cuore, Angelita Ciccone. Grazie. Ok, grazie, scusate, questo ma era Infatti, secondo me parentesi. doveroso. Non lo so, io non so che dire più, so pure io non sono di facile parole in questo caso, quindi allora certamente dovrà esserci alla pubblicazione del mio disco, sicuramente verrà, assolutamente, ma Angelita avrà sempre le porte aperte. Ti ho invitato io, mi ha invitato Renato, quindi vengo.
Certo. Allora, noi appunto ringraziamo, vi ringraziamo Francesca, vi ringraziamo, ti ringrazio Renato, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori augurandovi un felice anno nuovo, ringrazio Davide per la disponibilità dall'altra parte del vetro, ringrazio le placche Eddie dall'altra parte anche del vetro, la mia Mary Fashion la salutiamo, vedi, infatti anche Mary, grazie alla Mary, grazie Mary alla Mary, ha condiviso con noi tante, tutto. Tante serate, tante belle cose anche con la ciccone qui, soprattutto, va bene, chiudiamo con un brano di Francesca, anzi sì. volete salutare qualcuno prima di chiudere? Beh, tutti i nostri fan e quelli che ci stanno seguendo, la famiglia, i nostri maestri, amici, insomma, sì, sì, io saluto Giada e Nicole, i miei due figli, che non ci stanno ascoltando, però magari qui sta in registrazione. Ciao, ciao. Allora, io volevo salutare, che ci sta guardando, lo saluti in diretta, Modestino, oh, il grande Modestino, il tuo fan. Ciao Modestino. Saluto ancora Carlo, grazie veramente di cuore a tutti, grazie alla mia Angelita Ciccone per questi 5 anni, ci vediamo prossimamente qui in radio. Francesca. Ultimo brano? Sì. Però noi salutiamo sempre come al solito, come certo, noi. Minimo. Dici Francesco, qual è il brano che ci ha... Prossimo brano è Acerba Voluttà di Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea. Ho presentato questi 3 brani proprio perché mi hanno portato fortuna, mi hanno fatto arrivare in finale a Castrocaro Classica e in finale anche nel concorso Voci Nuove e Volti Nuovi della Lirica. Quindi buon ascolto, vi lasciamo così, ancora auguri di buon anno e grazie a voi per l'ospitalità. Grazie a voi veramente di cuore, salutiamo Francesca e Renato, salutiamo tutti, come al solito non diciamo buonanotte, vi raccomando. No, infatti. Anzi, buon appetito, qualcosa poteva portare qua. Ti potevi portare qualcosa oggi? Ma c'ho le placche. Non puoi mangiare. Ok, noi ci vediamo a metà gennaio con Top Music Web, con altri ospiti e... da solo, ahimè, purtroppo, però noi vi ricordiamo, come diciamo sempre noi, mi raccomando, nella vita siate sempre top and cool. Arrivederci, ciao, buona giornata. So